L'autunno caldo è uno dei punti più alti del conflitto della storia del movimento operaio italiano e si inserisce in un quadro internazionale di profonde trasformazioni. Lo sviluppo economico del secondo dopoguerra aumentò il fabbisogno di manodopera, entrarono a far parte della classe operaia immigrati dalle campagne e dalle zone più depresse dei paesi verso centri industrializzati. I dati relativi alla conflittualità operaia tra il 48 e il 73 evidenziano una sincronia nel quinquennio 68-73, un po' in tutto il mondo, Stati Uniti, Canada, America Latina e in Europa, in Italia, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Finlandia, e Svezia. Il 14 settembre, del 69, la stampa pubblicava un editoriale dal titolo L'Europa selvaggia e in riferimento alla lotta alla Fiat, dirà: la lotta degli operai Fiat ci ha messo sotto gli occhi forme e contenuti della lotta di classe in Europa, gli scioperi selvaggi. Si riferiva alla classe operaia britannica che scese in piazza a febbraio del 69, cominciando degli scioperi spontanei che partirono dalla Ford e che culminarono il 1 maggio con una mobilitazione di 200.000 lavoratori delle industrie automobilistiche assieme ai portuali organizzati dai comitati di coordinamento dei delegati di reparto. In Francia, già prima del maggio francese, erano all'ordine del giorno scioperi, picchetti e mobilitazioni che venivano duramente represse. E il maggio francese ebbe un impatto straordinario sui giovani che corsero a Parigi a vedere la rivoluzione, nutrendo anche un certo immaginario che si riprodurrà poi nelle grafiche dirompenti dei manifesti dei volantini dell'epoca e che riprendevano anche alcuni slogan, tra cui la lotta continua che incontreremo negli anni a venire anche in Italia. E allo stesso tempo aveva un impatto decisivo anche sulla coscienza dei lavoratori italiani, perché agli occhi dei lavoratori emergeva un fatto molto semplice: la forza dei lavoratori in lotta e in sostanza, anche se per poco, il potere, la forza del potere operaio. Nel 70 vedremo degli scioperi in Olanda, nella primavera del 69 in Belgio alla Ford e alla Citroën, in Danimarca ai cantieri navali e nelle industrie metalmeccaniche, arrivando a gennaio del 69 ad uno sciopero di 300.000 lavoratori, in Svezia con i minatori e con i lavoratori della Volvo e oltreoceano Detroit fu attraversata da una mobilitazione alla Chrysler verso il rinnovo del contratto alla quale parteciparono 350.000 lavoratori. E a Cordoba, in Argentina, il 29 maggio ci fu una mobilitazione operaia che anticipava uno sciopero chiamato dal sindacato per il 30, che si trasformò in una mobilitazione di vera e propria guerriglia urbana, perché fu violentemente caricata, in cui studenti operai fecero le barricate in strada fino a tarda sera. Riapparvero in molte di queste mobilitazioni organismi di tipo consiliare. A tal proposito, il dirigente della FIOM, Bruno Trentin, dirà: nel dibattito che si riaccese intorno ai delegati, ai consigli, al loro ruolo, al loro rapporto col sindacato, pesò anche il rapporto con le altre esperienze. I consigli di fabbrica in Italia nel biennio 19-20, i consigli di fabbrica in Germania, i Soviet in Russia del 17 e l'esperienza tuttora in campo dei delegati di reparto in Gran Bretagna. L'espressione della nuova radicalità poggiava su una tradizione, su una memoria e su un'esperienza sedimentata, potremmo dire codificata, nel DNA della classe operaia. In Italia, alla metà degli anni 50, si chiude la fase della ricostruzione post-bellica che, in nome degli interessi nazionali e della collaborazione tra la borghesia e le direzioni del movimento operaio, aveva restaurato il potere padronale che in fabbrica aveva vacillato durante gli anni della Resistenza. La CGIL del 45 aveva 4.988.000 iscritti, alla fine del 50 saranno 2 milioni e mezzo. Un processo simile di calo attraverserà il Partito Comunista Italiano, che a Mirafiori perde migliaia di iscritti in quegli anni, e nel 55 si assiste alla sconfitta epocale della FIOM che perde il rinnovo delle elezioni delle commissioni interne. Nel pieno miracolo economico si assiste quindi ad un primo risveglio delle lotte legate strettamente alla trasformazione economica. Il prodotto interno lordo cresce del 5,5% tra il 51 e il 58, del 6,3% tra il 58 e il 63. Gli investimenti industriali passano dal 6% del 51-58 al 14% tra il 58 e il 63. La classe operaia cresce,
passando da 3.410.000 unità del 51 a 4.800.000 nel 69. Tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, 900.000 lavoratori partono e emigrano dal sud al nord del paese. A Torino questo fenomeno sarà abbastanza evidente e la Fiat contribuisce chiaramente a stimolare questo tipo di emigrazione. Mirafiori Sud passa da 18.747 abitanti all'inizio degli anni 50 a 119.569 nel 69. Questa nuova classe operaia si dovrà misurare con sfruttamento selvaggio nelle fabbriche e condizioni di vita e abitative terribili. E infatti l'entrata in fabbrica di questa nuova classe non fu pacifica. Alla fine degli anni 50 le ore di sciopero aumentano e crescono le mobilitazioni che chiedono aumenti salariali e un abbassamento dell'intensificazione dei ritmi di lavoro. Il miracolo economico si fondava su un intenso sfruttamento della classe operaia. La borghesia reagì a questo primo risveglio col governo democristiano dell'uomo di Tambroni, l'uomo d'ordine Tambroni. Che fu sostenuto anche, diciamo, dal voto di fiducia dei monarchici e del movimento sociale italiano, cosa che legittimò i fascisti, a convocare il loro congresso, a Genova. A questa provocazione i lavoratori risposero con una mobilitazione immediata. La linea del governo fu quella dello stato di emergenza, una linea d'ordine che provocò nelle mobilitazioni numerosi morti, un morto a Licata, 5 morti a Reggio Emilia. La CGIL proclama uno sciopero che vede una partecipazione di massa e in questo contesto la Democrazia Cristiana capisce che non è praticabile una svolta autoritaria e comincia quindi un processo di fusione, di unione tra appunto di avvicinamento tra la DC e il Partito Socialista italiano, che culminerà nel 63 appunto col primo governo di centro-sinistra. Questi anni furono quindi di una ripresa di una certa conflittualità operaia. Si andava in un periodo di massima espansione del capitalismo e i lavoratori aumentavano con la lotta la loro fiducia e anche il loro potere contrattuale. Sostanzialmente chiedevano il conto dei profitti che i padroni stavano facendo. Nel 62 entrano in lotta infatti anche altri settori, insegnanti, braccianti, edili, tessili, portuali. Il 23 giugno del 62, 60.000 operai di Mirafiori scioperano quando Valletta chiuderà un accordo, riuscirà a far firmare un accordo separato a UIL e SI dal sindacato aziendale. I lavoratori risposero con 72 ore di sciopero e con forte contestazione in Piazza Statuto, che era la sede appunto della UIL. La battaglia di Piazza Statuto, che entrò nella storia, durò una notte. I protagonisti di quello scontro erano giovani lavoratori che si affacciavano sulla strada della lotta di classe, era quella generazione che sarebbe stata protagonista poi dell'autunno caldo. Questo primo ciclo di lotte, si scontrò subito con i primi freni della burocrazia sindacale che produsse, il preambolo contrattuale, inserito sia, nel contratto delle industrie metalmeccaniche a partecipazione statale che da Confindustria sostanzialmente. Nel preambolo c'era una clausola che limitava le materie che si potevano contrattare, con l'azienda. L'applicazione di questo preambolo fu resa più facile dalla recessione economica che cominciò nel 63, l'anno del primo governo di centrosinistra. Il calo delle occupazioni arrestò le mobilitazioni operaie. Solo in Fiat nel 64 si persero 60.000 posti di lavoro. Le rivendicazioni quindi passarono da un carattere offensivo a un carattere puramente difensivo, a partire appunto dalla difesa dei posti di lavoro. Tra il 65 e il 66 i padroni passano all'offensiva con un processo di ristrutturazione che fu accompagnato da una massiccia intensificazione dello sfruttamento. L'occupazione cala del 5%, la produttività sale del 14,5%, i salari restano fermi ad una crescita del solo 2%. Ma questo colpo prepara una nuova offensiva. Il 66, infatti, è un anno di transizione, ma un anno importante. Con i primi segnali di ripresa, infatti, si riapre la vertenza contrattuale dei metalmeccanici per il rinnovo, appunto.
La lotta rimase prettamente sul terreno economico, ma qualcosa stava cambiando in maniera più profonda. Mentre l'uccisione dello studente Paolo Rossi stava avviando e aprendo le prime contestazioni, le prime lotte all'università, sul campo operaio emergono delle novità importanti. Si formano infatti nell'industria metalmeccanica i primi comitati unitari di fabbrica, attraverso i quali i lavoratori cominciavano a superare le divisioni imposte dall'alto. La prima esperienza di organismo operaio democratico di base nasce alla Siemens di Milano, sotto forma di un comitato di sciopero. Questa esperienza non durò molto, anche perché fu boicottata dalle direzioni sindacali, ma fu un segnale importante di come la classe operaia cominciò a dotarsi di nuovi strumenti, organizzativi. Dalle lotte economiche si stava passando quindi ad un livello più alto, e anche se il 1967 non fu un anno, dove le ore di sciopero furono tantissime, era la natura delle lotte che segnava un cambiamento, qualitativo. Emerge infatti alla fine del 67 ancora però una contrapposizione tra la volontà di lottare e il freno imposto dalle direzioni sindacali. Questo avvenne sul tema delle pensioni, quando il 15 dicembre la CGIL del 67 e i vertici sindacali annullano lo sciopero. In questi ultimi 2 anni, quindi tra il 66 e il 67, le lotte di fabbrica avevano espresso caratteristiche di forte autonomia dei comportamenti operai rispetto ai partiti e ai sindacati. Le persistenti divisioni sindacali tra CISL, UIL e CGIL e la subordinazione delle direzioni alla linea dei partiti ufficiali del movimento operaio impedivano lettura ed una comprensione, oltre che una volontà di intervento chiaramente, delle nuove esigenze che esprimeva la classe operaia. La nascita del centro-sinistra contribuì a spostare a sinistra l'asse del Partito Socialista Italiano e del PC. Sono gli anni dell'analisi e della programmazione democratica. La linea del PC resta sostanzialmente quella di una benevola opposizione al Partito Socialista, riservandosi di mantenere dei rapporti e dei canali di apertura con il Partito Socialista. Gli anni che precedettero lo scoppio del 68-69 sul terreno operaio sono anni di crisi del movimento operaio ufficiale. Il Partito Socialista, coinvolto quindi nella gestione democratica, comincia a perdere militanza ed è un processo che non invertirà mai. La FIOM ha scarsa presenza nelle fabbriche e il Partito Comunista in quegli anni non aveva un'organizzazione e una presenza organizzata nelle principali fabbriche del paese. Gli anni 60, da questo punto di vista, videro un tentativo, un proliferare di dare una risposta politica alla crisi di strategia e al deficit di analisi del Partito Comunista italiano. Sono anni importanti questi perché sarà in questo tempo di incubazione che si formeranno i quadri che poi ritroveremo più avanti, appunto, ai cancelli delle fabbriche durante le mobilitazioni del 69. Ne citiamo solo alcuni e appunto i principali. Dalla scissione del Partito Socialista Italiano nel 64 nasce il PSIUP, che scomparirà all'inizio degli anni 70 sostanzialmente. Attorno alla figura di Panzieri, tra il 61 e il 66-67, nasce Quaderni Rossi, che fu una palestra di formazione per molti gruppi dell'estrema sinistra. L'obiettivo dei Quaderni Rossi era l'inchiesta operaia, quindi l'analisi dell'operaio massa, dell'operaio parcellare, dequalificato ed estraneo, diciamo, alle tradizioni e anche alle cristallizzazioni del movimento operaio e della storia, quindi del movimento operaio. Il pregio di questa analisi e di questa inchiesta fu anche però il limite principale di questo gruppo, perché appunto non forniva un'analisi e una risposta politica complessiva. Le pubblicazioni chiuderanno molto prima che il 68 e il 69 operaio cominciassero, diciamo, a ruggire. Significativo fu il percorso poi di Potere Operaio Toscano, animato da Luciano Della Mea e da Sofri, che partì da una polemica interna col Partito Comunista per poi andare oltre dopo l'espulsione sostanzialmente. La traiettoria di questo gruppo è importante perché appunto ritroveremo molte delle teorizzazioni di Sofri, in particolare sul rifiuto del partito, della concezione leninista del partito, che influenzerà
in maniera decisiva lo sviluppo dell'Assemblea per le studenti a Mirafiori e di quella che sarà lotta continua. Il dibattito nel PC tra il 64 e il 67 vide un'aspra polemica tra una destra guidata da Mendola che spingeva ad un'unificazione col Partito Socialista Italiano e una sinistra che si aggregherà attorno ad Ingrao che era contraria a questa spinta liquidazionista. Tuttavia, però, la proposta di Ingrao non si organizzò mai in una corrente interna organizzata sia per limiti organizzativi ma anche per la fragilità della proposta politica. Sostanzialmente la linea di Ingrao era una riproposizione della democrazia progressiva di Togliattiana Memoria, cioè una partecipazione più attiva della classe operaia perché potesse cambiare la natura dello Stato della democrazia borghese. La sconfitta di Ingrao, quindi al congresso del PC, avvia comunque tra i delusi la costruzione del collettivo, il manifesto. Anche qui non si porrà mai l'obiettivo di costruire una corrente alternativa. Il malcontento che cresceva però nel Partito Comunista da una parte e dall'altra parte il conflitto cino-sovietico contribuì alla diffusione del maoismo in Italia. Le posizioni apparentemente radicali dei comunisti cinesi esercitarono un notevole fascino su una generazione di giovani e di lavoratori comunisti. Tuttavia, ci fu in quella fase la possibilità di aprire per la prima volta dopo 30 anni la possibilità di radicare nel movimento comunista le idee di Trotsky e le autentiche idee della rivoluzione d'ottobre e del marxismo. E questo si presentò con l'incontro tra diciamo, il settore deluso che si era coalizzato attorno a Ingrao nel Partito Comunista e il gruppo dei comunisti rivoluzionari che faceva riferimento alla Quarta Internazionale. Tuttavia, però, da questo incontro, pur nascendo una rivista che avrà una tiratura anche di 15.000 copie, non si riuscì a costruire niente di significativo. Questo per i limiti sostanzialmente teorici di questo gruppo, che simpatizzava per il maoismo, per la guerriglia e che fece proprio tutta una serie, diciamo, di posizioni provocando anche, diciamo, un certo elemento di confusione. Di Rabbi Scheye, uno dei dirigenti di questo gruppo, la preparazione ideologica e teorica dei militanti è sommaria. È sufficiente infatti un atteggiamento critico verso la burocrazia del PC e un accordo di massima sulle posizioni staliniste per entrare a far parte della Quarta Internazionale. La conoscenza del patrimonio trotskista è generica ed annegata ad un richiamo generale all'esperienza del marxismo rivoluzionario. Questi anni di incubazione furono anni importanti, appunto, perché proprio qui si accumulò il capitale teorico che poi formerà i futuri quadri dei gruppi della sinistra estremista. Con il riflusso del movimento studentesco tra il 67 e il 68, migliaia di attivisti si metteranno a ricerca di nuove strade e l'incontro col movimento operaio, con i giovani operai soprattutto, protagonisti delle lotte che cominciavano ad emergere fuori dai canali tradizionali, funzionò da organizzatore per questo ciclo di lotte. L'aspetto che favorisce la formazione e la crescita veloce in questa prima fase dei gruppi è la necessità dei lavoratori di organizzarsi in organismi democratici di base, scavalcando le direzioni sindacali, la cui strategia era appunto legata alla politica di programmazione e quindi si traduceva innanzitutto nelle rivendicazioni del salario in rapporto alla produttività. Nella primavera del 68 si accendono una serie di notte aziendali. La CGIL era pronta a fine febbraio a firmare un accordo sulle pensioni, ma questo fu bocciato dalle consultazioni dei lavoratori e sotto questa enorme pressione fu costretta da sola a convocare uno sciopero che andò ben oltre le aspettative. Le lotte intanto cominciarono ad aumentare e si susseguivano vertenze aziendali. La Fiat torna in sciopero dopo 14 anni di Pax Vallettiana e si sviluppano una serie di mobilitazioni alla Borletti, all'Ercole Marelli, alla Magneti Marelli, alla Philips, alla SIT Siemens, alla Tobianchi, alla Minerva e in altre decine e decine di aziende. Ciò che caratterizzò le lotte operaie del 68 fu la spontaneità, la rottura con la logica concertativa delle direzioni. Mentre si stava avviando anche una rottura delle aristocrazie operaie in un processo di proletarizzazione e quindi diciamo ad una capacità anche di queste,
con perdita di privilegi, di salario, diciamo, di non essere più una base di appoggio delle direzioni, ma appunto partire nella lotta, qualche volta anche prima degli operai comuni, come succedeva all'Olivetti e alla SNAM. Nel frattempo entravano in scena giovani lavoratori e le commissioni interne, che erano l'organismo, diciamo, lo strumento organizzativo in fabbrica, che erano rette sostanzialmente da quei lavoratori che si sono radicalizzati durante gli anni della Resistenza, e che quindi avevano sulle spalle anche, diciamo, anni di sconfitte e di arretratezza ed erano più, diciamo, inclini al compromesso, erano ormai ossificate e non erano più in grado, diciamo, di leggere la nuova fase e non erano più in grado di mettersi in relazione con questa radicalità. Le lotte operaie della primavera del 68 cominciano in settori che sono ai margini dello scontro di classe. Significativo, infatti, è il settore del tessile, che stava subendo un violento processo di ristrutturazione. La più simbolica di queste lotte è sicuramente la Marzotto di Valdagno, un'azienda a forte manodopera femminile che stava attraversando un processo profondo di ristrutturazione, ma anche altre lotte in questo campo videro un certo protagonismo delle lavoratrici, in particolare nel 68 bolognese con l'occupazione della Pancaldi da parte delle 400 lavoratrici e in tutto il settore tessile dell'abbigliamento del Reggiano, che coinvolse circa 15.000 operaie tra il 69, tra gli anni del 68 e il 70, in aziende come la Confit, la Max Mara, la Bloch, eccetera. Valdagno però fu uno spartiacque importante, perché allo sciopero in risposta alla minaccia dei 400 licenziamenti si sviluppò un'intensa mobilitazione che fu brutalmente caricata. Queste cariche si trasformeranno in rivolte che si concluderanno con l'abbattimento della statua di Gaetano Marzotto, simbolo di quel tipo di relazione che fino a quel momento erano quelle della fabbrica sostanzialmente, fatto di paternalismo, di assistenzialismo e di una forte oppressione e di disciplina. Valdagno sostanzialmente segna la fine di un'epoca segnata dall'interclassismo. Emerge in queste mobilitazioni una nuova radicalità. I lavoratori articolavano le lotte con metodi di gestione nuovi, continuavano le mobilitazioni anche durante le fasi di trattative, riscoprivano gli scioperi a singhiozzo, gli scioperi a gatto selvaggio, a scacchiera e così via. E le rivendicazioni assunsero un carattere molto radicale, una forte carica di egualitarismo, senza mediazione col padrone e con una forte richiesta di controllo operaio, esercitato con gli strumenti di cui la classe cominciò appunto a dotarsi a partire quindi dai comitati. Una mobilitazione appunto che partì dalla periferia del movimento operaio, ma che ben presto sarebbe arrivata al cuore pulsante della classe. I padroni erano impreparati a questo movimento e cedettero su tutti i fronti. Nell'autunno del 68 la lotta contro le gabbie salariali, insieme alla lotta sulla pensione, si unirono in una mobilitazione il 14 novembre. Confindustria fu costretta nel maggio 69 ad abolire le gabbie salariali e in questo contesto si formavano comitati di base unitari che poi sarebbero stati consolidati nel corso dei mesi successivi in molte realtà: Milano, Pavia, Marghera, Bologna, Porto Torres, Napoli e via di seguito. La classe procedeva di conquista in conquista, stavano maturando le condizioni per l'esplosione dell'autunno caldo, che sarebbe stata appunto la più grande esplosione operaia dal dopoguerra. L'iniziale distacco dei lavoratori dalle direzioni sindacali lasciò un vuoto nel quale si inserì l'azione dei gruppi dell'estrema sinistra, che incontreremo appunto nel corso delle mobilitazioni. E infatti nell'estate del 68 si apre con la lotta di Porto Marghera alla Montedison, che aveva circa 30.000 lavoratori. La mobilitazione attraversò il polo da giugno fino a toccare il suo apice a inizio di agosto e partì dalla vertenza per ottenere il premio di produzione, quindi il 21 giugno. Il 27 giugno si decide di organizzare la mobilitazione con degli scioperi alternati per il 2, 4, 6 e 8 luglio e ci furono i primi freni, diciamo, delle direzioni sindacali, ma i lavoratori decisero comunque di scioperare il 5. Si costituì un comitato e un'assemblea per studenti che firmava i volantini con la sigla potere operaio. Luglio fu
Fu un mese molto intenso di scontro. Si arrivò il 29 e il 30 a non garantire nemmeno, diciamo, gli indispensabili a mantenere il ciclo continuo sostanzialmente. E quindi ci fu il blocco totale della fabbrica. Il patrone risponde con la serrata per il 1° di agosto, gli operai rispondono con una mobilitazione gigantesca che bloccherà Mestre. Dopo 13 scioperi, blocchi, 106 denunce, l'estate si chiude con un accordo molto parziale che però viene accettato dai lavoratori, e si riapre settembre con un ulteriore elemento di scontro che vede tra ottobre e novembre anche, diciamo, uno scontro molto forte tra gli attivisti e i lavoratori attorno all'Assemblea Operaia Studenti, quindi attorno, diciamo, ai gruppi e i vertici sindacali. La CGIL cerca di ricucire i rapporti con i lavoratori e lo fa coprendo, dando copertura alle lotte e aprendosi, diciamo, alla questione dei delegati di reparto che verranno eletti per la prima volta a Marghera il 14 ottobre. Si chiude il contratto il 7 dicembre, che prevede aumenti salariali per tutti, parità normativa tra impiegati e operai, le 40 ore settimanali, la contrattazione su ambiente di lavoro, e si introduce un tema che sarà molto importante in una fabbrica come il petrolchimico, che è l'introduzione del massimo accettabile di concentrazione rispetto ai temi della nocività. Chiaramente Potere Operaio bollerà quel contratto come un contratto bitone, senza capire che, nonostante il sindacato avesse avuto delle difficoltà importanti, questo non significava che i lavoratori ne mettessero in discussione, in linea generale, quello che era il suo ruolo in fabbrica. Da questo punto di vista, rispetto a esperienze di auto-organizzazione e di autonomia, è significativa l'esperienza della Pirelli Bicocca e la costituzione dei CUB, del Comitato Unitario di Base. La vertenza della Pirelli parte sostanzialmente dopo la firma di un contratto a cui, diciamo, prima la CGIL si rifiuta di firmare, e poi invece lo firmerà. I lavoratori denunciano questo in un volantino firmato appunto CUB, che rivendicava il rifiuto del blocco dei salari, dei ritmi, il rifiuto delle commissioni interne e la non monetizzazione della salute, e richiedeva forti aumenti salariali per tutti. La strategia del CUB era essere altra cosa dal sindacato. Infatti, in un documento dichiaravano: non vogliamo formare un nuovo sindacato o scavalcare quello esistente, vogliamo costruire un organismo che possa e sappia rivendicare le gare, le rivendicazioni e la lotta, l'aspetto economico a quello politico, che sappia costruire una rete organizzativa permanente con la contestazione continua allo sfruttamento. L'autunno fu molto caldo, l'autunno del 68 alla Pirelli, con scioperi che continuarono ad ottobre anche durante le trattative, e che spinsero la CGIL, che inizialmente chiedeva agli operai di non scioperare, a dover convocare da sola in fabbrica uno sciopero nella metà di ottobre. Interessante alla Pirelli fu la dialettica che c'era rispetto alla presenza di attivisti delle organizzazioni tradizionali del movimento operaio. Mentre il Partito Comunista Italiano formalmente sosteneva le posizioni della CGIL, i suoi attivisti in fabbrica sostenevano ed erano attivi nel CUB. Viceversa, il Partito Socialista Italiano formalmente sosteneva le posizioni del CUB, e in fabbrica i suoi attivisti si schierarono invece con la CGIL. Questo era anche sintomo, diciamo, di un maggior radicamento e permeabilità che gli attivisti comunisti avevano in fabbrica, e che sarà decisivo e importante in una fase, diciamo, di ripresa, quando le lotte cominciano a generalizzarsi in maniera più compiuta. Nei primi mesi del 69 gli scioperi erano in crescita ovunque, ed in questo quadro che si parte e che si risveglia anche il gigante Fiat. Dalla fine degli anni 60, con la situazione economica in espansione, la Fiat non aveva smesso di fare forti profitti, e questo successo della Fiat era basato su una ferrea disciplina garantita da un'organizzazione gerarchica in fabbrica, fatti di capo officina, capi reparti, eccetera, eccetera, insieme ad una repressione spietata, soprattutto verso gli operai comunisti, e condito il tutto da un forte paternalismo e assistenzialismo che si costruiva attraverso la mutua aziendale, le case Fiat, la pensione di fabbrica, eccetera, eccetera. In questo quadro, nella tarda primavera, si apre
si apre con lo sciopero delle ausiliarie, un reparto in cui il PSUP, tra l'altro, aveva una certa forza, che rivendicava i passaggi di categoria e che rivendicava l'elezione del delegato di reparto. La proposta dei delegati di reparto rispondeva ad una strategia della CGIL che stava mettendo in campo e che aveva messo in campo già in altre fabbriche del torinese, tentando quindi di realizzare nuove forme di rappresentanza. In queste fabbriche, infatti, erano stati firmati degli accordi sulla regolamentazione dei lavori delle linee e dei cottimi, e si introdusse appunto la figura del delegato di reparto, all'epoca chiamato capocottimo. Questa figura fu centrale ed ebbe un ruolo centrale nella Tuono Caldo, perché da controllore operaio diventò sull'onda delle mobilitazioni il rappresentante più diretto dei lavoratori. È proprio attraverso questa figura che i lavoratori sottrarranno il controllo alle commissioni interne. Dall'ausiliare, tra aprile e maggio, Mirafiori è attraversata da continui scioperi che abbracciano tutti gli altri reparti. Il 13, 19 e 20 maggio scioperano assieme all'ausiliare le grandi presse, le piccole presse, e si continua così. Sostanzialmente a fine maggio Mirafiori è bloccata. Secondo la testimonianza di un operaio, le lotte andavano verso appunto una generalizzazione, e infatti dirà: ogni reparto ha cominciato a scioperare per conto suo. Erano scioperi quasi corporativi, però bloccavano tutta la fabbrica. Se si fermava uno, si fermavano tutti. E poi si innestava un meccanismo a catena e gli obiettivi cominciavano ad essere comuni: categoria, ferie, sabato festivo e via discorrendo. A fine maggio, quindi, Mirafiori era bloccata. Il sindacato raggiunge un accordo di massima con l'azienda. In questo si inserisce l'intervento di gruppi studenteschi e di militanti di estrema sinistra che cominceranno a produrre dei volantini, soprattutto sui temi salariali e dell'aumento salariale uguale per tutti, che si firmerà la lotta continua, e si inserisce proprio in questo contesto, in un contesto in cui appunto la situazione non è più controllabile, e il tentativo di riprendere le redini da parte della direzione sindacale attraverso i delegati si scontrò anche duramente con le assemblee. In alcuni reparti, infatti, ci si rifiutava di eleggerli, e in altri reparti venivano eletti però dando loro un ferreo e rigido mandato. La polemica si esaspera proprio sulle questioni di carattere salariale, quindi legate alla questione dell'egualitarismo. E l'entrata in scena tra maggio e giugno delle carrozzerie, quindi con elementi giovani dei lavoratori, diede il salto qualitativo, diciamo, alla radicalità di queste lotte. Non mancavano, diciamo, le posizioni del Partito Comunista, che da questo punto di vista si scagliava contro l'intervento dei gruppi. Si va verso giugno, si va verso un primo accordo il 27 giugno, che prevede appunto dei miglioramenti salariali e anche l'introduzione di una categoria cuscinetto tra la terza e la seconda. Non furono conquiste eclatanti, ma la grande maggioranza dei lavoratori le accettò, anche perché il peso degli scioperi cominciava a farsi sentire anche in termini proprio di salario. Si arriva in questo contesto a uno dei giorni che fu decisivi e che entrò, diciamo, nella memoria simbolica di quel periodo, che era appunto il 3 luglio, quando la CGIL, quando il sindacato appunto proclama uno sciopero contro il caro affitti sulla questione abitativa, e l'Assemblea Operaia Studenti decide di partecipare con uno sciopero esterno della fabbrica. Fu una mobilitazione che vide un'enorme partecipazione operaia e giovanile, e il corteo non riuscì nemmeno a partire perché sostanzialmente venne caricato. Quella giornata passerà alla storia come la battaglia di Corso Traiano, perché appunto continuò fino a tarda sera con scontri e con vere e proprie barricate. Questo risultato fu un successo politico per l'Assemblea Operaia Studenti, che sulla scia di questo entusiasmo decise di costruire una giornata, un convegno nazionale il 26 e 27 luglio, per dare vita a un coordinamento nazionale delle realtà in lotta. Un coordinamento che raggruppava varie esperienze di lotta significative, ma che si produsse con un nulla di fatto, sostanzialmente, perché si scontravano anche posizioni, tra cui quella fondamentale, diciamo, di carattere movimentista di Sofri, che in qualche modo non diedero nessun tipo di sbocco politico e organizzativo alla costruzione di questo
di questo coordinamento. Con queste premesse partirono a settembre le agitazioni per i rinnovi contrattuali, in cui il sindacato, che era stato dato per spacciato dall'Assemblea per gli Studenti e dal settore attorno a questa assemblea, riconquisterà una certa vitalità, assumendo e assorbendo molte delle spinte sul piano rivendicativo, a partire proprio dalla parola d'ordine di aumenti salariali uguali per tutti, e sul piano organizzativo dando copertura alle lotte. Settembre si susseguiranno molte mobilitazioni e molti scioperi ai quali l'azienda risponderà anche con elementi di sospensioni e di forte, diciamo, repressione. Agnelli quindi provoca e cerca di reprimere le mobilitazioni. Questo dà al sindacato, diciamo, la leva per chiedere di anticipare la trattativa, l'apertura della trattativa contrattuale, e chiede aumenti salariali di 75 lire per tutte le categorie, riduzione oraria a 40 ore settimanali, parità normativa tra impiegati e operai e diritto all'assemblea durante l'orario di lavoro per un totale di 10 ore retribuite. Sostanzialmente una piattaforma che recepisce molte delle rivendicazioni delle lotte emerse nei mesi precedenti. E il sindacato, per riconquistare terreno, convoca per il 13 settembre alla Camera del Lavoro una riunione plenaria dei delegati operai, con l'intenzione di coordinare e dirigere assieme agli organismi dirigenti la lotta contrattuale. In quella riunione i delegati espressero severe critiche verso il gruppo di dirigente. I dirigenti erano disposti a riconoscere i delegati, ma entro certi limiti. Ai delegati di squadra, che erano stati direttamente votati dai lavoratori, chiedeva l'affiancamento dei delegati di linea, che erano sostanzialmente l'emanazione delle commissioni interne, quindi erano designati dall'alto perché potessero esercitare appunto un controllo, anche perché erano anche gli unici che l'azienda, la Fiat, riconosceva. Ma i dirigenti dovettero retrocedere sulle pressioni dell'assemblea dei lavoratori, che invece impose l'idea dei delegati eleggibili e revocabili in qualsiasi momento, e come delegati che fossero l'unico soggetto autorizzato a parlare a nome di tutti i lavoratori. Su questa posizione, su questa pressione, la posizione sindacale cambiò notevolmente, e da quel momento non fu più quella di opporsi, ma di adattarsi alle pressioni e tentare di frenare il più possibile la radicalità e la spinta dei lavoratori. L'Assemblea per gli Studenti, quindi, lotta continua. Rifiuta il delegato con la logica, con l'idea infantile e settaria della siamo tutti delegati, e come vedremo rifiuterà anche il contratto che sarà il prodotto di queste mobilitazioni. Novembre è un mese furente a Mirafiori, dove si susseguono mobilitazioni anche di carattere molto duro, che hanno anche come, diciamo, mirino gli impiegati, ma novembre è un mese furente anche fuori da Mirafiori. Il sindacato è in una situazione molto delicata, con un contratto chiuso al ribasso del 66, con le lotte operaie che attraversano il paese dalla primavera del 68 al 69, e con Mirafiori che è in mobilitazione. Con l'autunno caldo, sostanzialmente, che appunto parte con le lotte per il rinnovo contrattuale, il sindacato si lascia permeare dalla radicalità operaia. La lotta per il rinnovo coinvolse non soltanto i metalmeccanici, ma 7 milioni di lavoratori. Un episodio significativo della permeabilità del sindacato in questa fase fu proprio il tema dell'egualitarismo. La piattaforma iniziale non contemplava un criterio egualitaristico sugli aumenti salariali, ed era nota la posizione di Trentini della FIOM, che su questo sosteneva che la qualifica era stata una grande conquista operaia e che la questione dell'egualitarismo era sostanzialmente una concezione di carattere piccolo borghese. Ma l'autunno caldo ha come emblema anche un'altra parola chiave, che è la contrattazione articolata. Sotto accusa da parte dei padroni, infatti, è la lotta continua, è la miriade di vertenze aziendali di reparto che si apre tra un contratto e l'altro, e su questo chiaramente cerca delle garanzie, visto che nel solo autunno caldo le ore di sciopero sono di gran lunga superiori a tutto il 66. L'8 settembre del 69 si rompono le trattative con Confindustria e partono
gli scioperi l'11 settembre nell'industria privata, e intanto il governo e il ministro del lavoro Cattin cerca un incontro e cerca di far pressioni perché si possa arrivare, diciamo, il prima possibile ad un accordo e a una chiusura della discussione, e anche, diciamo, a un contenimento delle mobilitazioni in corso. Intanto le lotte si allargano in fretta e a macchia d'olio, e non solo tra i metalmeccanici. Il 12 e il 13 settembre scioperano gli edili, il 16 i chimici, e a metà ottobre del 69 scendono in campo ospedalieri, autoferrotranvieri, lavoratori delle poste e i braccianti, e si susseguono anche scioperi di carattere cittadino, sciopero provinciale a Torino contro il Caraffitti, così come a Milano, e così come anche in altre città come Napoli, Matera e Palermo. Frattanto, in un altro incontro del 15 ottobre tra Confindustria e sindacato si arriva ad una prima discussione. Confindustria propone il ritiro della pregiudiziale sulla contrattazione articolata, chiedendo però l'inclusione di questo tema nella trattativa. Propone un aumento salariale del 10% e 2 ore di riduzione dell'orario di lavoro. E certo la UIL, il sindacato, giudicherà questa proposta irrisoria. Era tanta la pressione che la classe operaia stava esercitando. E di fronte a questa impasse, sostanzialmente, Film e Wilm decidono un'estensione della lotta articolata, la convocazione delle assemblee in tutte le fabbriche ed una manifestazione nazionale che ci sarà il 28 novembre. E appunto si arriverà alla manifestazione del 28 novembre. E si comincia da lì il conto alla rovescia. Il 7 dicembre viene firmato il contratto dei chimici, che ottiene 40 ore settimanali, 3 settimane di ferie e un aumento salariale. Il 10 dicembre viene firmato il contratto metalmeccanico dell'azienda a partecipazioni statale, restano i metalmeccanici. Il contratto dei metalmeccanici è l'ultimo a essere firmato e si fa strada nel sangue di Piazza Fontana. E infatti, il 12 settembre del 69, alle 16:37, una bomba esplode nel lato della Banca dell'Agricoltura a Milano, provocando 16 morti e 80 feriti. Nello stesso tempo, altri tre ordigni esploderanno a Roma. Si approfondisce la linea che sarà poi quella della strategia della tensione. In un momento di enorme mobilitazione della classe lavoratrice, in anni in cui la lotta dei lavoratori stava minando le basi stesse del sistema, in cui si mettevano in discussione le leggi economiche e conseguentemente tutto l'impianto di morale e di valori del sistema capitalista. Una forza, quella operaia, che ancora una volta stava dimostrando di sapere, essere in grado di proporre un'alternativa complessiva al potere della classe dominante, e di farlo attraverso appunto l'espressione dei propri organismi, l'espressione della propria radicalità, e diciamo proponendo l'alternativa della democrazia operaia. Oggi le responsabilità dei fascisti e dell'apparato statale rispetto a quell'attentato sono note. All'epoca venne incriminato, dopo qualche giorno dall'esplosione, l'anarchico Valfreda, e qualche giorno dopo è nota diciamo, la morte dell'anarchico Pinelli. La stagione contrattuale si concluse dopo numerosi scioperi e con la firma di 81 contratti. La borghesia concesse molto, e il contratto dei metalmeccanici dell'industria privata si concluse sostanzialmente come quello dell'industria metalmeccanica a partecipazione pubblica, quindi recependo molte, diciamo, delle richieste e delle spinte. E tra l'altro, dopo la chiusura dei contratti, amnistiò i 15.000 lavoratori che nel frattempo erano stati denunciati durante le mobilitazioni. E nel maggio del 70 si approverà, con l'assenso del Partito Comunista Italiano, lo Statuto dei lavoratori. Il 69 è anche l'anno appunto della relazione tra diciamo, il movimento operaio e le proprie organizzazioni tradizionali. Ed è anche, diciamo, la fase della grande ripresa del sindacato. E infatti la spinta dal basso dell'autunno caldo costringeva i vertici sindacali a fare i conti col movimento reale nelle fabbriche. Furono costretti ad assumere come proprie sostanzialmente le forme di lotte che nascevano in luoghi di lavoro. Questa svolta aveva cominciato ad attirare una massa di lavoratori che era priva di precedenti esperienze sindacali. Vediamo quindi come un movimento di massa della classe, invece di scavalcare i sindacati tradizionali, li costringeva a spostarsi a sinistra.
Non fu un processo lineare questo, né facile quello che portò al superamento e all'abbandono delle commissioni interne verso questa nuova forma e queste nuove figure di rappresentanza, che appunto era un'espressione diretta dei lavoratori, tant'è che venivano eletti su scheda bianca e venivano eletti sostanzialmente da tutti i lavoratori, anche non iscritti al sindacato. E questa dinamica rappresentava un'enorme scommessa per il sindacato stesso. Trentin sempre, quando parlerà delle conquiste del 69 e del fermento che c'era nelle fabbriche, in quella fase di massima ampiezza delle lotte operaie, dirà: non tutto era pacifico, non tutto era previsto e scontato, e l'organizzazione sindacale si trovò nella parte dell'apprendista Segone. Il processo che portò alla nascita dei delegati fu molto magmatico. Quello che è certo è che però che i consigli di fabbrica, ovvero gli organismi che riuniscono i delegati di una stessa fabbrica o settore produttivo, vedono un'impetuosa crescita dopo l'autunno caldo e negli anni a seguire, negli anni 70. Nei fatti, il sindacato comprende la forza di questa rappresentanza e decide, sotto un'enorme pressione della classe operaia, di riorganizzarsi proprio su questa base. In questo quadro svolse un ruolo la sinistra sindacale, che si rafforzò molto dall'attivismo di quei settori militanti di estrema sinistra che appunto erano attivi dentro il sindacato. Nelle confederazioni sindacali si era aperto un dibattito tra un'area più conservatrice che rifiutava, diciamo, i delegati, e un'area innovatrice invece che diciamo, sentiva la pressione, la pressione, diciamo, che veniva dal basso e che era orientata verso questa svolta, addirittura riconoscendo i consigli, affidando loro il diritto di gestire le trattative a livello nazionale. Al congresso della CGIL di giugno passò questa posizione, ma i sindacati si riservarono però il diritto di gestire le trattative di carattere generale, opponendosi sostanzialmente ad ogni tentativo di coordinare i consigli di fabbrica a livello nazionale, sostanzialmente. Quindi il dato generale è che i sindacati recuperano terreno proprio facendo proprie le rivendicazioni della base e assumendo le forme di lotta. In questo modo allargano enormemente la propria base attraverso i consigli di fabbrica, ma ogni tentativo di coordinamento dei consigli vide una ferma opposizione. E questo è chiaro nelle parole di Lama rispetto a questo freno, quando dice: la CGIL respinge ogni concezione che tende a collegare tra loro i consigli di delegati, strutture parallele a quelle del sindacato, al di fuori della fabbrica, perché una tale soluzione organizzativa porterebbe non alla sintesi, alla interazione tra organizzazioni di base e sindacato, bensì alla concorrenza e alla lotta tra le strutture. I dirigenti, particolarmente quelli del PSUP di Torino, si piegano a questa posizione. Soffocati quindi tutti i tentativi di unire i consigli di fabbrica, veniva meno la parte più vitale che si era espressa nelle mobilitazioni, ovvero il controllo operaio nelle lotte generali, e si chiudeva la strada ad una prospettiva rivoluzionaria che era possibile solo trasformando gli organismi di contropotere nelle fabbriche in organi del nuovo potere operaio nella società. Alcune riflessioni quindi rispetto a questa stagione che si uniscono a questo recupero delle forze della sinistra tradizionale. Intanto rispetto alla sinistra estremista, quello che non comprendevano questi gruppi fu proprio la capacità di recupero che ebbero le direzioni sindacali, che non erano soltanto il frutto, diciamo, delle manovre di apparato che pure esistevano, ma erano il prodotto di una spinta fortissima dei lavoratori ad organizzarsi e ad unirsi, spinte che vennero raccolte dalle organizzazioni tradizionali, che nonostante le critiche alle direzioni anche aspre, i lavoratori colgono al volo l'occasione di riportare in fabbrica il sindacato. Quindi la leva di questa ripresa è sostanzialmente nell'enorme riserva di appoggio che, nonostante tutto, le direzioni e le organizzazioni mantenevano tra la base dei lavoratori. Ed è un processo che vediamo sempre nella storia del movimento operaio. Questo anche perché i lavoratori in lotta non sono una massa indistinta, esistono vari livelli di coscienza, di partecipazione e di organizzazione. Mentre migliaia in quegli anni si organizzavano negli organismi spontanei,
Milioni di lavoratori in quella fase cominciarono a iscriversi al sindacato, soprattutto dopo il 69. 8 milioni furono i lavoratori che parteciparono agli scioperi dell'autunno caldo. Di questo recupero beneficiò anche il Partito Comunista Italiano, che non cambiò la sua posizione rispetto a quegli eventi e a quegli anni, ma riuscì a gonfiarsi in termini di militanza e riuscì anche a ricostruire una certa presenza di cellule di fabbrica nelle più grandi fabbriche e nei più grandi, diciamo, siti industriali del paese. L'errore fondamentale e colossale di lotta continua degli altri gruppi fu quello di bollare i delegati, bollare il contratto, dichiarando appunto questo uno strumento di ingabbiamento delle direzioni sindacali verso la radicalità operaia. Il loro errore tragico fu quello di pensare che un organismo provvisorio come l'Assemblea per Studenti, che era soggetto ai flussi e riflussi e all'andamento delle mobilitazioni, potesse essere autosufficiente come organo di direzione. E infatti, se i metodi di lotta avevano portato una fascia di lavoratori giovani, diciamo, a restare affascinati e a partecipare all'attività di questi gruppi, questo però non teneva conto della larga massa e dei larghi strati della classe operaia e soprattutto della forza prorompente che ebbero i consigli. Ai margini delle fabbriche, questi gruppi potevano avere solo un unico sbocco, quindi quello di passare da organismi di base a organizzazioni politiche, e gli errori si disgregheranno nel corso degli anni 70. L'enorme riscosso operaia che fu il 69 fu un processo rivoluzionario, non una semplice stagione di richiesta di riforme sociali. I lavoratori misero in campo la loro alternativa al sistema. La mancanza di un partito rivoluzionario in grado di offrire un orientamento e un'organizzazione, perché il vogliamo tutto che veniva urlato nelle piazze e veniva rivendicato dai lavoratori potesse trasformarsi in un progetto di costruzione della società, di una società socialista, fu l'assenza decisiva sostanzialmente. I lavoratori seppero dotarsi di strumenti propri attingendo alla storia gloriosa del movimento operaio italiano. Oggi il portato di quegli eventi è per noi la leva per costruire il partito che mancò e prepararci alle mobilitazioni di domani.